Ciao a tutti, benvenuti su Anita Stories. Oggi super mega haul, ho comprato tantissime cose, GameStop, Penny, Tiger, tantissime cose che vi voglio far vedere, cose per le slime, perline, decorazioni, cose fai da te, cose super carine che non vedo l'ora di farvi vedere. Nella prima parte del video, come il video che ho fatto l'altra volta, nella prima parte del video venite con me a fare shopping virtuale, vedete tutto il mio vlog, e nella seconda parte del video, alla fine del video, vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine che poi vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato e iniziamo subito, andiamo a fare shopping virtuale assieme. Ciao ragazzi, sono Spam. Ci stiamo dirigendo da Primark adesso. Prima tappa Primark. Che cosa mi fa? Abbiamo qualcosa di strano. Questo è il destino, guardate. Anita Stories, sono anche vicine. È destino che li prenda, anche se non so di cosa me ne farò. Il costumino da fattina. Ma guardate qua, c'è il cappello di Hogwarts. Poi c'è... Ah, oh, scusa, Gryffindor volevo dire. Poi c'è il cappellino di Hogwarts. Mimmi. Slay. Questo è bellissimo per fare le bolle giganti, però purtroppo non ho nessuno sopra, in terrazzo sopra, potremmo farlo questo, no? Fatemi sapere se vi interessa un video in cui faccio le bolle giganti. Queste sono delle palline di Disney. Questo è un gioco che non conosco. Forse esisteva già quando ero piccola, bisogna semplicemente girarlo, qualcosa del genere. Questo Lego, penso. Poi qua c'è un unicorno, ovviamente, sono sempre ovunque. Altre bolle. L'elicottero che spara le bolle, fighissimo. Qua ci sono tutte le tag per il bagaglio. Ne hanno fatto un sacco di nuove, diverse, carine. Porta passaporto, cosini per dormire. Ah, questo è lo speaker per la doccia, no? Ma se questo è un po' brutto. Qua abbiamo un sacco di pupazzi, pupazzetti, nessun gatto però. Hello Kitty di Natale, un po' vecchia. Ah, questi qua sono dei puppets. Ciao, sorry Spam. Questo è il guinzaglio e tu fai finta di avere un cane e lo porti a prendere. Bellissimo! Peccato che non c'è il gatto. Geniale questa idea, no? Allora, qua abbiamo qualcosa di My Little Pony. Un flauto scontato. Queste qua cosa sono? Le conoscete? Sono scontate anche queste, è solo una molla. Questo è per il telefono. Abbiamo dei bottoni. Delle matite di Harry Potter. Oh, cos'è questo? È la bacchetta di Harry Potter. Questo è super carino, potete mettere il telefono dentro e amplifica il suono per ascoltare la musica. Questo è un microfono per campare che non ho capito come funziona. E questo è il VR, guarda cosa ho trovato. Unicorni ovunque. Allora, ecco qua roba Disney. C'è Chip, che è quello che ho preso, la rosa che si illumina. Non funziona. Poi c'è la cassa di Minnie, cassa di Harry Potter. Sono i cuscini di Harry Potter. Summer
È arrivata la coperta di Pushin, guardate che carino. Poi in realtà vorrei comprare questa coperta qua di Ino, però è che ho già troppe coperte e non so più dove metterle, quindi non so se comprarla o no. Fatemi sapere nei commenti. Guardate che carina questa. È la tazzina per bere di Pushin. Questa è la coperta un corno. Vorrei comprare tutte le coperte. Poi faccio la cosa di sirena come ci sto io, però l'hanno messa rosa, avrei preferito questa. Allora, voglio sapere cosa ne pensate di queste scarpe qua. Ditemi tutte le vostre opinioni nei commenti. Queste col fiocco rosa in particolare. Guardate che carino questo pigiama. Unicorn Fan Club. Anche se ormai, come mi avete scritto nei commenti, gli unicorni conquisteranno il mondo. Vediamo qual è il pigiama più brutto. Ok, questo vince. Il pigiama più brutto al mondo. Oh mio Dio, che paura. Ma come fa un bambino a mettere questa cosa? Aiuto. Il miglior pigiama, il pigiama serpe verde. Bellissimo. C'è anche il Griffon d'oro. Guardate la vestaglia da mago di Harry Potter. Siamo un bambino qua. Bellissimo. Però ho già troppi pigiami. Soprattutto ho già troppe cose rosa. Cos'è questa? Non è che sono un sacco queste pantofole fluffy, morbide. A voi piacciono? Non so che pantofole ci sono. Ce ne sono tantissime. Oh, che belle queste! Coniglietto! Anche queste sono le orecchiette. Che carino! Ta-da! Queste sono le mie pantofole! Le avete riconosciute? Conta conto quanti ne trovo e vediamo se arrivo a 100. Allora, siamo ancora nella sezione pigiami, che è immensa, quindi spostiamoci un po' più avanti, vediamo cosa c'è. Ah, è uno zainetto per bambini, però è bellissimo, guardate quanto è carino, piccolino, con le orecchiette, è bellissimo. Questa borsa invece è orrenda, stanno esagerando. Anche questo cappellino è bellissimo, mi piacciono più le cose nella sezione bambino che nella sezione adulto. Harry Potter, unicorno. Ma quante sono carine queste cose, oh mio Dio! Bellissimo! Ma farlo felice invece di triste. Che carina! Bellissimo! Oh mio Dio, tutto bellissimo nel reparto bambini. Un altro unicorno ovviamente. Basta. Allora, pausa pranzo. Siamo a pranzo appunto, anche se sono le 3. Facciamo una pausa e dopo ci dirigiamo da Tiger e un altro negozio che ha un sacco di cose per il time. Ovviamente tutto rigorosamente vegetariano. Vi facciamo vedere cosa stiamo mangiando. Abbiamo già mangiato un paio di nigiri con l'avocado e ora stiamo mangiando la tempura di verdure, buonissima. Ora vediamo cosa c'è di interessante. Tempere, colla. Funzionerà questa per fare lo slime. Però qua nuovamente il nostro adorato portabanane anche in versione verde. Esclusi. Oh, attenzione, c'è anche il portamela. Chi è questo?
qui. Spero che ci siano i palloncini. Guardate, questo per sfogarsi. Quando siete arrabbiati contro i vostri professori, mettetelo sul banco e usate questo per sfogarvi. Ma hai capito? Che paura! Che bella questa lampada! C'era la pianta di fagioli che si portava sopra dal gigante Enrico. Non la conosco. Dai, come si. Queste sono le carte per i ciechi. Qui c'è la blusa di Sarruccio. Ah, vediamo se. Bello questo fanale di gigante. Qualcosa da mettere nello slime. Oddio, stavo andando a stringere questo pensando fosse uno squishy, invece è durissimo, che male. Siamo ora da GameStop, vi faccio vedere qualcosina. Questo è tutto Harry Potter. Bestia, troppo caro. Guardate che carini questi sono i personaggi di Potter. Invece di questo me ne parlate tutti, ma sicuramente l'edizione di questa è vecchia, fatemi sapere nei commenti. Vediamo cosa c'è di scontato. Che è questo? Mi speravo di montare questo. Quei tipici negozi tutto a un euro tipo. Vediamo qua cosa troviamo di interessante per gli slime. O qualche cosa di interessante. Abbiamo un sacco di cose per Valentino. Per Valentino. San Valentino. Guardate cosa abbiamo trovato. Una busta per la spesa Disney. È bellissima. Anche questa è bellissima. Cuoricini, questi qua per gli slime li ho già presi, palloncini con scritto love, party poppers, questi cosa sono? Questi mi sembra tipo... Ah, queste sono stelle filanti lo stesso.
bellissimi questi. C'erano anche qua le stelettinanti. Ma cosa? String, che sono... fai? Il bastone della vecchiaia gonfiabile. Ma perché? Ma perché? Baffi. Ma soprattutto questo può servire. Per carnevale è l'ideale. Qua ci sono un po' di perline. Una lente per iPhone, una docking station. Tra l'altro è tutto 1,50€ queste cose, no? È tutto 1,50€ tutto quello che vedete qua. Questa è una guida step by step su come diventare una star dei vlog. Ma come? Questo per la Wii. No, non so come sia. Conoscete questi? Cosa sono? Shopkins. Ta-da! Pratica, li metti a piedistallo. C'hai tutti i tuoi personaggi e poi li fai giocare qua. Il castello più grande di te. Tutti qua, spero che lo shopping virtuale sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Ora vi faccio subito vedere cosa ho comprato. Allora, iniziamo da... Ho quest'altra busta gigante di Primark. In realtà non è molto legata agli slime, ma ve lo voglio far vedere lo stesso. Allora, ho comprato... Oh, aiuto! Ho comprato delle nuove lenzuola. Ditemi voi se vi piacciono. Eccole qua! Sono tutte rosa, un po'... lucide anche. Ho sempre voluto il letto tutto rosa, quindi quando le ho viste ho detto ah, che belle, bellissime, erano anche scontate. Fatemi sapere se vi piacciono. Poi sempre da Primark ho preso questa che è bellissima ed è la bacchetta magica di Harry Potter, la riconoscerete sicuramente, ma è una penna, costava solo 2 euro. Ora la apro e vediamo assieme com'è. Allora, è fatta benissimo, sembra davvero quella del film, la bacchetta di Harry. E vediamo come si scrive. Ah, ok, bisognava togliere il tappo. Ed ecco qua, potete scrivere appunto con la penna bacchetta di Harry Potter. È bellissima e costava solo 2 euro. Poi proseguiamo con Primer e poi vi faccio vedere Tiger e GameStop. Allora... In realtà non ho preso tutte queste cose da Primark, ma le ho prese anche nei negozietti, tutto a 1 euro, tutto a 1,50€. L'avete visto comunque nel vlog. Allora ho preso delle cannucce per fare il crunchy slime. E ovviamente di tutte queste cose che vi faccio vedere, scrivetemi pure nei commenti le idee che avete, dei video che volete che realizzi. E come sempre, se vado a realizzare la vostra idea, metterò il commento in sovraimpressione e vi saluterò. Quindi ho preso le cannucce per il crunchy slime. Poi ho preso questi confetti cannons, che in pratica sono quelli che li tiri, pam, e sparano i brillantini. E voglio provare a fare una sorta di slime per carnevale. Se avete qualche idea, fatemela sapere. Poi ho preso questi palloncini che si illuminano, devo ancora capire come. Comunque sto pensando di fare un popping balloon slime, quindi di scoppiare i palloncini con gli ingredienti degli slime e vedere come funziona con questi luminosi. Poi ho preso dei palloncini giganti perché voglio fare un esperimento di uno squishy gigante e lo vedrete fra poco sul canale, poi vedrete di cosa si tratta. Ho preso dei baffi finti e vedrete prossima settimana il perché. Ho preso poi delle decorazioni cuoricini, vedete sono tutti cuoricini rossi, per fare uno slime magari con i cuoricini dentro, oppure fatemi sapere se avete qualche altra idea. Poi ho preso tantissimi di questi elastici perché ho visto degli slime, dei crunchy slime che vengono fatti con gli elastici e fanno un rumore bellissimo, super crunchy, quindi sto pensando di provarlo anch'io con questi elastici. Poi ho preso delle stelle filanti che si illuminano al buio. Ancora non so bene come utilizzarle, sto pensando di fare uno slime e mischiarci dentro le stelle filanti. Oppure fatemi sapere qualche vostra idea su come potrei utilizzare queste stelle filanti che si illuminano al buio. Poi ho stelle filanti normali,
colorate, non so di che colore sono queste, comunque poi le proveremo assieme. Poi ho preso delle altre perline per lo slime, queste sono super carine perché sono tutte a forma di cuore. Poi ho preso sempre perline per lo slime, queste non so se li vedete bene ma sono diamantini di piccole dimensioni e medie dimensioni, sono fantastici per lo slime e sono bellissimi. Nei negozi tutto a 1 euro ho trovato questa cosa fantastica che costava solo 1,50 euro. Sapete che io sono una grande fan di Olaf, il personaggio di Frozen della Disney, mi fa un sacco ridere. In pratica è un kit in cui dentro c'è la plastellina, non mi ricordo come si dice clay in italiano, quella che si indurisce con l'aria, e ci sono i modellini per fare il modello di Olaf. Quindi stavo pensando non di fare un video solo dedicato a questo, però fatemi sapere se avete qualche idea di, insomma, quale video in cui potrei farlo. Magari posso farlo e poi mischiarlo allo slime, non so, ditemi voi le vostre idee. Sono super contenta, comunque super carino, di sicuro uno lo faccio e lo lascio asciugare e me lo tengo perché Olaf è super carino e lo adoro, non vedo l'ora di provarlo. Solo 1,50 euro. Faccio vedere dopo il GameStop, andiamo con Tiger. Allora, brutta notizia innanzitutto, sono andata soprattutto per trovare gli squishy, cioè quei palloncini degli animali che si gonfiano per farne altri, perché ho fatto quello con l'unicorno, se non l'avete visto dopo andate a vederlo, però purtroppo non c'erano, non so se non li hanno ancora portati o se non c'erano più, quindi spero di trovarli prima o poi e di poter fare quegli squishy. Lo so che li state aspettando, ma prima o poi ve li porterò, ve lo giuro. Da Tiger ho preso due cose, una è questa ed è, oh che carino, in pratica sembrano delle rose. Sapete che io sono una grandissima fan delle rose, adoro le rose, sono bellissime. E queste in realtà sembrano rose, sono fatte anche super bene, ma in realtà sono saponette. In pratica si prende un petalo per volta e ci si può lavare le mani appunto con queste. Ma non penso che le aprirò perché la scatolina è bellissima, sono super carine davvero. E un'altra cosa che ho preso da Tiger è questa colla glitter rosa, che è super carina e non so se funziona per fare lo slime, quindi possiamo provarlo assieme oppure posso usarla per qualche decorazione. Se voi l'avete già provata fatemi sapere se funziona per fare lo slime, altrimenti la proviamo assieme, fatemi sapere nei commenti. E ultime due cose che ho preso al GameStop, che vado tra l'altro ad aprire ora con voi. Allora, ho preso questo che è uno slime, pagato 2,99, uno slime che rimbalza da quanto c'era scritto nel cartellino. Aspettate, vi faccio vedere il brand, magari lo avete visto. Plastilina saltarina, dicono. Andiamo ad aprirlo assieme, vediamo subito com'è. Nel foglietto c'è scritto: attenzione, contiene acido borico. Ok, allora forse è un vero slime, vediamo. Ok, ce l'ho fatta a staccarlo tutto, vediamo un po' com'è. Sembra proprio... ha la consistenza di un butter slime, però è un po' duro, nel senso che non è molto allungabile, si stacca un po', vedete? Forse bisogna maneggiarlo un po' e farlo sciogliere un po', ma poi basta mettere anche un po' di lozione o dentifricio. Comunque molto carino. Ah, vediamo se rimbalza. Ora si sta allungando, ok. Fatemi sapere che esperimenti posso fare con questo slime, se volete che lo mischi con qualcosa. Qualsiasi cosa volete, ovviamente, scrivetemela nei commenti. Ora vediamo se rimbalza. Ah! Sì, direi che rimbalza. Ora sembra una palla da tennis. Comunque, fatemi sapere cosa volete che faccia con questo slime. Vado a rimetterlo nel contenitore. Ok, passiamo ora all'ultima cosa, che in realtà devo ancora fare l'unboxing. Tan, 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 tan. È una bustina sorpresa di Harry Potter. Allora, devo dire che secondo me è un po' cara per quello che c'è dentro, costava 7,99, ma ora andiamo a vedere se ne vale la pena, insomma, andiamo ad aprirlo. Allora, vi faccio vedere, davanti c'è l'immagine del film, e comunque c'è scritto serie 1 ed ecco tutte le cose che si possono vincere. C'è il guffetto, il trenino, il biglietto, la bacchetta, il simbolo non mi ricordo come si dice, Dobby, questo non so cosa sia, la Coppa Tre Maghi, la Felix Felicis e il boccino. A me piacerebbe trovare la Coppa Tre Maghi perché mi piace un sacco, oppure
Anche la Felix Felicis non è male. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Io adoro, adoro le box sorprese, le scatoline sorpresa. Se mi seguite su Instagram avete visto che ho preso anche, compro spesso quelle Funko Pop piccoline, ho preso i personaggi di Game of Thrones, il Trono di Spade e i personaggi di Harry Potter. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ah, tra l'altro sono dei portachiavi, quindi sono anche utili. Tan, tan, tan. Secondo voi cosa c'è dentro? Ta, ta. Edvige! Oh, ma è super carina! Wow, è fatta molto molto bene. La plastica è piena, è anche molto pesante comunque, devo dire. E c'è anche il ciondolino con scritto Harry Potter. Quindi devo dire che nonostante il prezzo sia alto, comunque è fatta molto bene, è super carina e andrò proprio ad appenderla alle chiavi. Qui dentro no, c'era solo questo, che penso che lo fanno apposta per non far capire alle persone cosa c'è dentro. Fatemi sapere se volete che compri altre di queste blind box, surprise box, bag di Harry Potter o di altre cose. Spero tanto che questo haul vi sia piaciuto, lasciate un bel like, vediamo quanti like riusciamo a raggiungere, che mi aiutano tantissimo, quindi mi raccomando lasciate un bel like. Fatemi sapere tutto nei commenti di tutte le milioni di domande che vi ho fatto, cioè come posso usare questo, come posso usare questo, come posso usare questo. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Story Spam! Mua!